cittadini stranieri che vengono a lavorare in Italia non rubano il lavoro agli italiani, ma contribuiscono a creare una civiltà più qualificata. Questo è fondamentale in questo momento. Nel difficile momento congiunturale in cui ci troviamo, però, trovare un lavoro sta diventando una vera impresa. È per questo che il Centro per l'Impiego della provincia di Torino fornisce un servizio fondamentale e delicato allo stesso tempo. Abbiamo incontrato la dottoressa Cristina Romagnoli, direttrice del centro, per sfatare alcuni luoghi comuni sul mercato del lavoro e sui lavoratori stranieri. Dell'Italia come luogo in cui si ha il riscatto della propria vita e in genere il riscatto è dato da un'occupazione diversa, da un modello di vita diverso rispetto a quello che si ha nel proprio paese. Il lavoro è ancora un obiettivo fondamentale anche in Italia per queste persone e quindi arrivano proprio con questa speranza. Per far fronte all'utenza straniera in modo corretto, noi ci siamo dotati di mediatori interculturali, che in realtà è l'unico servizio specialistico per gli stranieri che arrivano ai centri per l'impiego, perché da tempo noi ci siamo mossi nella logica di non segregare, cioè i servizi per gli italiani sono esattamente gli stessi che erogiamo per gli stranieri che lavorano nel territorio dello Stato. Ma in che settore sono impiegati i cittadini di origine straniera? Purtroppo la segregazione è ancora molto presente anche nel nostro mercato del lavoro, quindi per le donne c'è un impegno consistente nell'assistenza familiare. C'è ovviamente una grande partecipazione al lavoro agricolo, anche se qui in provincia di Torino il lavoro agricolo è presente in una percentuale molto bassa, e una partecipazione ancora consistente nel lavoro dell'industria, quindi nel settore metalmeccanico. I cittadini stranieri che vengono a lavorare in Italia, come primo orientamento si rivolgono a lavori poco qualificati. Ma perché l'esigenza è quella di trovare immediatamente un lavoro? Per tutti l'esigenza è la sussistenza, per loro lo è maggiormente. Abbiamo cercato di individuare i cittadini stranieri che avevano, anche giovani, che avevano titoli di studio elevati, abbiamo lavorato con loro per qualificarli ulteriormente nell'utilizzo della lingua italiana e presentarli al mercato del lavoro con il titolo di studio che loro avevano nel loro paese. Perché il patrimonio di conoscenze che hanno questi giovani è davvero immenso. Allora non bisogna abbandonarlo, serve a tutti. Noi abbiamo fatto un investimento in promozione delle loro competenze. Abbiamo lavorato principalmente sulle loro competenze. Abbiamo lavorato per cercare di mediare le loro competenze con quello che le nostre aziende cercavano. Ed è stato bellissimo vedere che molti tirocini hanno poi portato con sé un lavoro a tempo determinato, a tempo indeterminato, ma la risposta c'è stata. Questa è stata una soddisfazione anche dei miei operatori e mia, perché effettivamente noi viviamo di questi risultati. In base alla vostra esperienza diretta, quale rimane ancora la maggiore barriera all'integrazione? Ho sentito
sentito dire ultimamente che la lingua non è l'unico ostacolo. In realtà lo è. Se tu entri in azienda e non conosci la lingua, ad esempio la normativa sulla sicurezza, non sei in grado di rispettarla. E quindi un'azienda non ti assumerà mai. Allora bisogna lavorare sulla conoscenza della lingua per i giovani che sono appena entrati sul territorio dello Stato e che vogliono lavorare sul territorio dello Stato, per renderli maggiormente forti anche nella contrattazione con il datore di lavoro. Allora, la conquista dei diritti passa anche attraverso la conoscenza della lingua locale. Per questo noi abbiamo lavorato moltissimo sulla strutturazione di cataloghi online che abbiano, e quindi disponibili via web, che abbiano al loro interno i corsi di lingua attivi in questo momento e quindi che vengano aggiornati continuamente, affinché gli operatori del mercato del lavoro che hanno di fronte l'utente che ha necessità di un approfondimento sulla lingua possa concordare un rinvio guidato a questi corsi ancora attivi. Il mercato del lavoro italiano ha ancora bisogno di cittadini di origine straniera? È certo che questo mercato del lavoro ha bisogno di cittadini stranieri e io spero che ci sia quanto prima una ripresa affinché davvero questo mercato del lavoro diventi sempre più maggiormente inclusivo. Le differenze sono una ricchezza, lo sono sempre state, lo sono maggiormente in questo momento. Bisogna saper imparare da queste differenze.